Benvenuti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video qui su Spaval 92 Paradise, dove Fantasia Store ci ha mandato in anteprima questa robina qui. La nuova espansione di Lorcana nelle terre d'inchiostro sarà disponibile proprio su Fantasia Store dall'8 marzo e io, perché sono un po' privilegiatello, me lo sbusto in anteprima. Non ci sarà soltanto questo, ma ci sono anche i starter deck, il box con le bustine dentro, anche il set regalo e un altro kit che si chiama il forziere dell'illuminatore. Vabbè, ci sono un pochettino di cose dentro, poi dopo ve le andate a cercare. Per chi è appassionato della Disney, ragazzi, non potete non collezionarle. Via, andiamo ad aprire il box. Questa, ragazzi, è la terza espansione di Lorcana. Sta andando molto forte sia per quello che riguarda il collezionismo, ma soprattutto per quelli che con queste carte effettivamente ci vogliono giocare. Perché bisogna anche capire, no? Per esempio, chi colleziona Pokémon di solito difficilmente ci gioca le collezioni e basta. Chi invece fa Magic, Yu-Gi-Oh! O anche, perché no, Lorcana. Specialmente con Lorcana, siccome è un gioco abbastanza nuovo, fresco, si può sbizzarrire a creare mazzi nuovi, sinergie nuove, anche perché non ha una meccanica di gioco difficile. Si apre da qui sotto, linguetta, voilà. E così è come lo troverete nel vostro negozietto di fiducia. Se invece vi pesa il questo e tutto come a me, andate qua sotto che c'è il mio codice sconto SPAVAL5 e direttamente il link per andare su Fantasia Store e acquistare questo o tutto quello che volete. Andiamo a tirare fuori queste 24 bustine contenute all'interno di questo fantastico box e procediamo allo spacchettage. Spero di trovare un Ade, è il mio personaggio Disney preferito. Milo, scopa magica, riparare. Topolino, ah, l'avvento inizio. Vengono messe nella meccanica di gioco queste carte luogo, da quello che ho letto. Cilindro di Paperone, lui resterà. Azione canzone, un altro luogo. La reggia di Tiana. Peter Pan, un bellissimo Peter Pan. Una casa di Belle, un bel navigare Olo. E poi, ah, vedi, c'è anche la spiegazione qua, no? Della... parti da una carta luogo, cioè come funziona, che cos'è. Questo lo mettiamo da parte così poi cerchiamo di capire come funzionano queste carte luogo. E anche qua, nuova regola, spostare il danno. Qua bisogna un attimino aggiornarsi. Via, spacchettiamo più veloci della luce. E sarà veloce come veloce il vento. Billy Bones, saetta, qua. Porta blindata, macchia, che belli. Che sono malato anche per i dalmata, ragazzi. Ascesa dei titani, no, ma questa è bellissima. Vedi tutte le carte che riguardano la carica dei 101. E Hercules impazzisco, ascesa dei titani è bellissimo. Guarda Maui. Talismano sumero, dalmatian, Shenzi e Pua, olografico. Ah, vedi, il mitico tonto. Cioè, ragazzi, questo qua personaggio mitico di Robin Hood. Uccello di fuoco, Capitana Amelia, Capotui, pioggia, kit nuvoletta. Stocco, abbiamo vinto ancora noi. Un'Amelia. E attenzione, un luogo, la reggia di Tiana. Olo. C'è da capire se effettivamente in questo momento sono magari giocate dentro qualche mazzo e sono più richieste. Mi dovrei un attimino aggiornare su quali sono i tier 1, su quali sono i mazzi più giocati e vedere, siccome questo non è il primo box che vado a sbustare, che cosa ho, che magari ho qualcosa buttato lì che nemmeno lo so. L'incanto della guarigione, Pluto, dov'è che andrò? Jafar, bello, ho visto che c'è un Jafar abbastanza potente, tra l'altro ho provato a John Silver, no, cioè raga, questo è personaggione, un personaggione. Cernabog e Crucco, insistiamo sempre col mitico leccapiedi dello sceriffo di Nottingham. Ho provato a cercare qualche cosa su internet, più che altro su quali fossero le carte più bomba, le carte più costose, però non sono riuscito a trovare niente praticamente. Cioè, siccome deve ancora uscire l'espansione, probabilmente per la maggior parte delle persone, sono pochi quelli che hanno avuto l'onore di metterci le mani, si trova ancora poco e niente. Hey hey. No, ma questo qua è il polletto. Sta esaminando la noce di cocco. Amo da pesca di Maui. Ursula. Ah, vedi che bello questo cilindro di Paperone, oh. Molto, molto bello. Guardate anche il contorno qua. Bello lucido. Bella start. Veramente magnifica. Come ho già detto anche nell'altro video che abbiamo spacchettato, è super apprezzabile il fatto che Disney non si sia limitata soltanto a prendere dei screen da parte dei film Paiana, ma abbia dei veri e propri disegnatori. Ma che bella Kinda,
dei veri e propri disegnatori che insomma disegnano ogni singola carta come dovrebbe essere effettivamente un qualsiasi gioco di carte che si rispetti. Little John, seguaci di Chernabog, questa qua ho visto che potrebbe essere abbastanza forte nel, insomma, nel competitivo, nel gioco. Stretto indispensabile, Gustav il gigante, Nonna Tala, guardate che bella Nonna Tala, fighissima questa, regà. Guardate, ascolta con tutto il tuo cuore, gli antenati ti indicheranno la via. Bella, bella, bella. La mettiamo qui da parte, che dopo così le mettiamo dentro le bustine protettive. Sono belli anche i pacchetti con... Non ho fatti vedere, ve li faccio vedere. Con le loro art, con questa colorazione dietro è molto più, possiamo dire, sbiadita, tipo color beigeolina. E davanti invece è dorata senape. Belli. Un bellissimo Kakamora. Sirbis Sire. Riparazione rapida. Oh, ma che bello. Sceriffo di Nottingham, cattivissimo. Tredicesima regola del cattivo: arraffa tutto ciò che puoi, ma fallo con il sorriso. Attenzione, Pongo! Signori, ho trovato Pongo. Questo mi fa fare lo step sul mio mazzo dalmata. E abbiamo trovato anche Bernie, agente novello. Tu resta qui, io vedo se riesco a trovare leggenda qui in giro. Molto bella anche l'art. Con questi occhi rossi di sfondo inquietanti che lo guardano. Chi? Ecco qua Stitch con l'armor. Don Massacre, la montagna proibita, Rufus, Baboom, Joshua Dolce, il dottore, un crocco che abbiamo già trovato, bello sbirluccicante. Ma signori, ma allora io me le chiamo, che bello è! Governante irascibile, fratelli, titani, guardatevi nelle vostre squallide prigioni. Chi vi ha messo laggiù? Zeus. In realtà è Zeus, però in inglese è Zeus. Bellissima, cioè raga, quanto lo amo. Io prima o poi io un tatuaggio di Ade me lo faccio, sicuro, sono sincero. E sotto abbiamo trovato una sventurata gente del mare e un Sirbis Sire. Bella, oh, mamma mia. Non quanto Ade, ma comunque bello. Ecco, se insomma, se Fantasia Store mi volesse vedere veramente felice, mi dovrebbe aver dato un box con dentro un Ade Olo. E lo prendo, lo metto dentro a la protezione e lo appoggio lì dietro. Così, anche se poi non vale niente, semplicemente perché mi piace. Amelia, distrarre, io. Come si fanno una mare, io. 99 cuccioli. Bellissima questa. Questa è veramente fantastica. Mamma Odi, Robin Hood, Archimede e Jafar Olo. Non quello che ho visto abbastanza cicciotto e prepotente, però comunque sia un Jafar. No, vabbè, non penso che sia una delle carte più forti del set, però si può trovare anche qui sopra il pacchettino e quindi è abbastanza iconico. Sono io il tuo padrone adesso, disse Ello. Via, le due di sfondo. Il mercato di Agrabah, Zazu, mitico Zazu, Nonna Tala, Nottingham, cucciolo di dalmata. No, puoi avere fino a 99 copie di cucciolo di dalmata con insolante nel tuo mazzo. Ma che ma che vuol dire? Prima ti rubano il cuore e poi ti rubano la poltrona. No, vabbè, bellissimo, bellissimo. Impicchiata, pugna! Lyle Tiberius Rogue, astuto mercenario e Kida, una bellissima Kida. Quanto mi piace sta carta, raga. Lo so che a voi piace pure lei, non dire bugie. Molto molto bella. Via, mettiamola qua insieme alle olografiche che abbiamo trovato. Kakamora sarà il prossimo insulto che dirò a qualcuno quando lo voglio, quando lo voglio insultare. Gli dico sei proprio un Kakamora. Trilli, la prima che troviamo. Maui, però insomma nella sua modalità semidio alato. Cappello dello stregone, tun 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 tun. Bellissimo, che cartone incredibile. Pongo e Jim Hawkins, alla ricerca del brivido. Se vuoi una ricompensa maggiore, devi anche correre rischi maggiori. Sono d'accordo. È così nei cartoni come nella vita. Non troppo, cioè, non bisogna mai rischiare troppo. Specie in moto. Chi mi segue sul primo canale sa. Stitch, Milo, Rufus, Topolino, riparazione rapida, Simba per nome, un talismano sumero, una vaiana e un principe Eric. Guarda che bello Zazu olografico. Però secondo me tra queste carte che ho trovato non c'è veramente la bomba, capito? Quello che costa un po', oppure la carta che dici wow, questa sicuramente è fortissima. Non lo so, magari mi sbaglio. Billy Bones, Zazu, Lena, l'isola che non c'è, Ursula, Nala, Rafiki, Simba. Ma guarda che bella questa, la regina di cuori. Questa potrebbe, signori, ho appena parlato. La regina di cuori, ve lo faccio vedere più da vicino. Guarda che bella art. L'imperatrice del paese delle meraviglie. Me coglioni. Via. Diablo, macchia, scopa magica. Guardate che bello il genio. Tre desideri. No, quest'arte è fantastica.
come non amare la mitica Idra che ha messo in difficoltà il nostro Hercules. Ogni volta che questo personaggio subisce danno, infliggi nello stesso ammontare a un personaggio avversario a tua scelta. Più teste sono meglio di una. Bellissima. E poi abbiamo trovato un Joshua Dolce Olo. Dai, che io voglio Ade Olo. E anche l'Idra Olo. Perché privarsene dopo tutto? Come direbbe Bilbo Baggins, dopo tutto perché no? Tappeto magico nelle notti d'orie. Questa è start, è bellissima. Pioggia purificatrice, genio normale, differente da quello che abbiamo trovato prima. Nelle notti d'oriente, Maui balena. Attenzione, perché qui c'è una Trilli. Posso usarlo solo io, Trilli. Fata molto in gamba. Ci tiene a specificare la Disney. Saetta, pua. Porta blindata, un altro macchia, Rolly, Baloo, il primo che troviamo di questo set. E Regina, signori, consultatrice di specchi, questa secondo me potrebbe valere, Attenzione, molto bella. Guardatela da vicino, apprezziamo l'art, gustiamocela, guardiamo come riflette la sua faccia non soltanto sullo specchio davanti a lei, ma anche su quelli laterali. Ha una sola domanda e sarà meglio che la risposta le piaccia. In poche parole, che cacchio domandi a fare se poi non vuoi sapere... Dai, regi. Surf aereo. Pugna. Guardiano del tesoro. Soltanto uno può entrare qua. Madonna, queste storie, raga, la voce profonda. Pizzi. Un bellissimo Pizzi. Bello olografico. E cavolo, qui ce ne stanno tanti dei personaggi della carica dei 101, Che poi io sono amante, ma i nomi, cioè, insomma... A parte quelli principali, dei personaggi principali. Pongo, Peggy. Chi cavolo si ricordava? Vanderquart, Regina, Miss Bianca, Rilly, Paperone dei Paperoni, no, bellissima questa, con dietro il misuratore per vedere a che punto sta coi soldi. Ma ci sono anche i titani di ghiaccio singolarmente? Manco sapevo che lui si chiamasse Hydros. Impegno il personaggio di congelare Zeus. No, bellissimo. Ursula, mappa del pianeta del tesoro e Iago. Non sapevo che ci fossero i titani singolarmente. Sì. Allora, l'Orcana, cioè, chi per voi voglio fare un mazzo Ade? Quindi se non riesco a trovare tutte le carte che mi servono, me le date voi. Quelle restanti. Un uomo pur che sia, povera Mulan. Oh, fantastico. Magnifico. Scusate, l'Olimpo sarebbe per di là. E ora che vi do la libertà, qual è la prima cosa che fareste voi? Che bello. Miss Bianca, Arco di Robin, Nani, anche detto Nani. Beh, qualcuno capirà. Attenzione, un luogo Olo. Luogo dell'esilio di Maui. Un vero semidio. È un piacere. Anandio che è perfetto. What can I say except you welcome for the sun. Vabbè, lasciamo perdere. Se no mi prende l'attacco Disney. Momento canto. È una meta che ce la posso fare. Io raggiungerò, io ce la farò. E ogni ostacolo che supererò sarà come un colpo d'ali e là io volerò. Posto. Mi spiace, quando becco sta carta tocca cantarla. Cuba magica, Re Luigi, Robin Hood, Orville, Cilindro di Paperone, Dente duro, Little John. Non è l'ultima. Attenzione, Paperone. Non è l'ultima, ancora. Lyle Tiberius Rogue. Ma sai che non ci ho trovato un altro così. Così olografico. Kakamora, sei un brutto Kakamora. È una meta che. Porco due, non gliela posso fare. Non me la fate più vedere sta carta, raga. Cucciolo di Dalmata. Ultimo tentativo disperato da parte di Maui. Hey hey, Cenzi, Madame Medusa e un Taddeus Tuono, leader metallico. Ultimi due pacchetti, signori. Boni, che stavolta riuscirò a far uscire questo video anche prima che Fantasia Store possa effettivamente potrebbero spedire la roba di questa espansione. Quindi questo mi rende. C'ho un qualcosa prima io. Sì, è come tipo quando collaboro con Insta o collaboro con brand di moto e vado a fare i press test, capito? Mi dà quella sensazione, dico sì, prima io. Lo so che per questo qualcuno di voi mi odierà, ma non fa niente, almeno lo potete vedere. Capitano Uncino, maestro spadaccino. Beh, Minnie, ministra mitica. Attenzione, un Kakamora. È un brutto Kakamora olografico. Questo io gliela regalo, se non vale tanto, a Simone, e da oggi in poi lo chiamerò Kakamora. Ma ho mentito, ma sono ancora due i pacchetti. Perché ho detto che mancavano due pacchetti? Ne mancavano tre in realtà. Come direbbe il medico Mike, buongiorno. Il pacchetto 1, 2 o 3. Pronto.
Saetta, Iago, Re Luigi, Frattac. Tu non bevi, te la meriti. Un sogno c'è. Pure questa, ragazzi, questa è fantastica. Sta musica, non so se l'avete mai sentita. Thor vorrebbe fare un fioraio. Gunther ha la fissa del design. Cioè, questa è bellissimo. Tanti bei soldoni profumati. Pluto? Sventurata gente del mare, opera di Ursula. Questa è veramente bella, raga. Guardate Start. Spettacolo, eh. Oh, ma non sempre va così. Se qualcuno si è scordato di pagarmi, l'ho punito. Bella, molto bella. L'ultimo pacchetto. E poi andiamo a fare un check di quelle che sono le carte che secondo me potrebbero valere un po' di più. Certo, non le controlliamo tutte. Della DAC. Ua. Io. Regina di cuori. Regina di cuori. Crop. Audir Remirez. Simba. Arco Goblin. È l'arco Goblin, ho trovato oro. Vabbè, niente. Speravo meglio. Quindi prendiamo tutte le nostre comuni, che sicuramente qua è qualcosa di interessante. Ci sta, e lo mettiamo da parte. E poi andiamo a controllare il price. Qui davanti tutte le holo. Qui ci sono un po' tutti i prezzi. Controllo quelle che valgono di più e vedo se ho trovato qualcosa. Ok, allora le carte più rare che ho trovato sono Ursula, Hydra. Poi vabbè, altre, queste qua sono le... queste due. L'Hydra sta intorno ai 4,50 euro, mentre invece Ursula sta a 26 euro. Purtroppo non abbiamo trovato nessuna di queste qui, che sono quelle stra mega ultra iper rare. E poi abbiamo trovato sicuramente, ho visto tante altre carte da 2 euro, 3 euro, 1 euro, 1,50 euro, che magari sono comuni e non comuni, che però vengono probabilmente utilizzate all'interno dei mazzi. Signori, sempre bello spacchettare questi pacchetti qua, perché un po' si fa un tuffo nel passato e un po' ci sono anche dei cartoni che sono usciti non tantissimo tempo fa, ma che a me la Disney piace sempre. Io li seguo sempre con piacere tutti i loro cartoni, e l'Orcana quindi è sicuramente un gioco di carte che è perfetto per me. Forse più per il collezionismo che per il gioco, perché io adesso sto entrando in fissa per Magic, lo sapete. Però mai dire mai. Vi ricordo, qua sotto Spavald5 trovate il mio codice sconto e il link per andare direttamente a shoppare tutto quello che volete. Se volete questa robina qua, aspettate l'8 marzo, ma se volete potete intanto preordinare il tutto e vi arriverà così direttamente l'8 o il 9. Grazie mille a tutti per aver visto questo video, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e perché no, lasciate anche un commentino qua sotto. Ciao! We'll be right back.